Bentrovati da Gerardo Paterna, sempre qui su Rai TV. Oggi intervista ad una persona che rappresenta un brand molto discreto, mai sovraesposto e che ineditamente ospitiamo in questa intervista singola. Stiamo parlando di Andrea Fortunato Toscano, General Manager dell'omonimo gruppo e gruppo Toscano. Ciao Andrea, grazie per essere qui. Buongiorno a tutti, grazie Gerardo per l'invito, è veramente un piacere essere qui. Bene, grazie, grazie a te. Allora, senti, Toscano Case, il gruppo Toscano, ci dai qualche elemento di differenziazione? Diciamo che la TV vuole fare sempre informazione, portare cultura sul settore, far conoscere i protagonisti del settore per noi è fondamentale. Quindi, gruppo Toscano, noi siamo abituati a vedere questo bel logo, una comunicazione, lo spot di quest'anno molto bello e accattivante, però ci interessa sapere quali sono i punti di differenziazione rispetto ai competitor, alle altre reti. Guarda, il primo punto di differenziazione sicuramente che ci contraddistingue è la presenza sul territorio con una rete diretta. Noi abbiamo una rete di agenzie di proprietà, che sono 28, e da cui naturalmente le utilizziamo sia per, principalmente chiaramente per fare business, e per formare persone e quindi produrre nuovi franchise, nuovi affiliati, Certo. ma anche come laboratorio delle tendenze di mercato, in modo da poter dare nuovi strumenti e nuovi servizi a tutti i nostri affiliati proprio in base alla nostra esperienza di campo. Quindi esperienza diretta, ascolto della nostra rete affiliata fanno sì che naturalmente aumentano le nostre azioni rivolte a supportare gli agenti immobiliari. Altro fattore sicuramente fondamentale, oltre al fatto di formare attraverso i nostri corsi formativi che sono all'interno del nostro franchising, quindi non come elementi accessori, ma qualcosa che fa parte proprio del franchising, non costi aggiuntivi, come cosa fondamentale, ma siamo arrivati anche principalmente a fare anche la pubblicità per vendere le case per i nostri affiliati. Ah, questo è Cosa interessante, significa? sì. Significa che noi promuoviamo il nostro portale, promuoviamo il nostro brand sui principali canali che sono poi i motori di ricerca, social network, portali aggregatori che poi vanno a riportare sempre sul nostro portale. Abbiamo scelto consapevolmente quindi di fare degli investimenti per far sì che il nostro affiliato, i nostri agenti abbiano gli acquirenti per vendere le case, allo stesso modo anche chi magari deve vendere la casa e quindi notizie di persone che devono Di vendere. fatto stai dicendo che praticamente non utilizzate come rete diretta i portali tradizionali tipo Casaitto Immobiliare.it, per essere chiari. Sì, noi per scelta, Sì. Quindi perché un mondo diverso è possibile per l'agente immobiliare. assolutamente Sì. è sicuramente apparentemente più costoso Costoso, certo, immagino. inizialmente, ma porta anche il cliente a entrare in un'offerta certificata, chiara, ben organizzata e non mischiata con altre situazioni e l'affiliato con la garanzia di dover pensare solo a fare l'agente immobiliare e non anche a politiche di marketing. Quindi ci siamo voluti mettere alla prova nel voler fare innovazione anche nel settore del web marketing. Oggi un franchising deve per forza, a nostro parere, sviluppare conoscenze su questi ambiti e non Certo. poggiarsi su altri. È una scelta volta soprattutto a questo e ci porta ai nostri risultati, anche perché il cliente acquirente è un nomade nei fatti. Se stai cercando casa, la È un cerchi. infedele, Sì. diciamolo come va detto, Assolutamente. E la ok. cosa importante è stare nelle principali piazze Certo. virtuali, vedi Google, Facebook, dove la gente va, ed è Certo. quello che noi facciamo. Certo. Allora, parlando prima a telecamere spente, c'è un aspetto che mi ha incuriosito molto, che è quello legato alla formazione, dove mi raccontavi che sì, va bene la vendita, la comunicazione, aspetti fondamentali, ma il vostro affiliato in realtà passa attraverso un percorso per prepararsi alla gestione dell'azienda, è quasi una scuola di azienda, perché la partita si gioca sulla capacità di fare impresa dell'affiliato.
Assolutamente, infatti è un percorso graduale. Noi li formandoli proprio dall'interno, per la maggior parte, e inizi con uno stage formativo per poi passare a una fase in cui inizi a imparare il mestiere, fino ad arrivare a gestire la pratica a tutto tondo come agente immobiliare, lato acquirente, lato venditore, per poi passare a questa fase transitoria di un anno, dove fai l'imprenditore all'interno dell'agenzia. Parallelamente vieni formato come imprenditore per far sì che tu sappia gestire e utilizzare il brand toscano e tutte le sue opportunità attraverso una gestione imprenditoriale. Quindi gestione delle risorse umane, immagino. Gestione delle risorse umane, perché se non si diventa dei veri e propri coach, dei propri agenti, difficilmente potrai sfruttare il territorio al 100%. Okay. Quindi è una parte essenziale far parte del gruppo al 100% e voler essere imprenditore. Per far questo c'è parte teorica, parte pratica, tieni presente, arriviamo anche a fare pure formazione a livello di bilanci, in modo che si abbia una cultura su cosa significa costi, ricavi, quindi anche quelle tematiche che talune volte noi agenti... Un po' spinoso, sì, c'è il commercialista. Sì, esatto. Però è giusto capirne perché è molto importante, sì. Quindi okay. Su questo è una cosa su cui... stiamo ponendo attenzione in modo molto forte per creare degli imprenditori che utilizzino il marchio toscano per svilupparlo sul territorio. Bene, un ultimo aspetto, dal 2017, siamo alla fine del primo trimestre, come vuole posizionarsi nel 2017 Toscano? Che ambizioni di apertura o sviluppo magari può avere? Ma noi, guarda, quello che stiamo facendo è coinvolgere tutta la nostra rete vendita nel creare una nuova fase di sviluppo. Quindi creare quel terreno fertile nella testa di ogni dei vari uomini che già hanno apportato valore all'interno dell'azienda. E quindi questo cosa significa? Prima accennavo velocemente al discorso dell'apertura agevolata, è una formula su cui crediamo molto, che dà la possibilità di diventare imprenditore sia chi lo è, sia chi già lo è, sia chi ancora non lo è, con una fase temporanea dove ancora non hai aperto l'agenzia e quindi puoi gradualmente arrivare ad aprirla. In questo momento oggi lo sviluppo attraverso la nostra apertura agevolata è sicuramente un elemento su cui puntiamo molto per il 2017. Allo stesso modo rinforzare e far utilizzare alla rete diretta ancora di più questa fase di mercato espansiva, perché utilizzando questa fase espansiva, quindi producendo nuove risorse umane, potremo far affermare nuove persone e coprire la quota di mercato ancora meglio. Questo è molto concreto e fatto sulle persone che stanno in azienda, questo 2017 sarà. Bocca al lupo allora. Crepi. Benissimo. Allora, tempo esaurito anche per questa intervista. Ringraziamo quindi Andrea Fortunato Toscano, General Manager del gruppo Toscano. Grazie Andrea. Grazie Gerardo, è stato un piacere. Piacere essere qui. Tutto nostro. Beh. Allora, ci vediamo alla prossima intervista. Un saluto quindi da Gerardo e Andrea, a presto.